Ben trovati, continuiamo a studiare 800. Allora, se sei giunto fino all'esercizio 17, devi cominciare a prendere confidenza con le note simultanee, quindi con il Sol e il Si in questo caso, con questo movimento qui. La mano non salta, puoi abituarti a fare questo. Comunque, sicuramente il tuo maestro saprà guidarti. E sei comunque sulla buona strada se hai comprato questo libro. Allora, leggi tutto ciò che ho scritto nella didascalia, suona lentamente. Io lo eseguirò a una velocità moderata, né troppo lenta né troppo veloce, così da darti qualche spunto riflessivo. Allora, siamo in tre quarti. Diciamo che questi esercizi li puoi anche ripetere più volte, 3, 4, 5 volte. Ogni volta ti diverti, aggiungi qualcosa di nuovo. Hai visto che oggi ho messo il vibrato al basso, però se sei alle prime armi non ti preoccupare, puoi provarci, puoi chiedere al tuo maestro come funziona. Te lo potrei anche spiegare io in un video se me lo farai sapere. Quindi ti dicevo, lo puoi suonare più volte il brano cercando di dare delle sfumature diverse, anche cambiando il timbro. Perché qui è un timbro aspro, qui è il timbro chiaro, normale, la chitarra, e qui è dolce, ok? Cercherò di metterlo in atto andando avanti con gli studi. Quindi ora tocca al numero 18. Allora, qui mi raccomando all'anulare a non farlo sentire troppo forte. Non ho fatto questo io, ok? Ma cerca di controllarti. Se avviene all'inizio non ti preoccupare, ovviamente ti puoi registrare, puoi sfruttare una nota vocale del tuo cellulare e comunque i consigli del tuo maestro. E volendo, se hai una buona tecnica o se utilizzi già il tocco appoggiato, lo puoi anche appoggiare. Chiaro? Attento perché all'inizio il tocco appoggiato ti tende proprio a dare questo risalto, che è giusto all'inizio, ma poi risulta poco musicale. Quindi sarà il tuo maestro che ti consiglierà. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Grazie e buono studio.